ho scelto tre concetti, tre cose che ho preso da questi insegnamenti, che li ho applicate nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto in traslo e ora in Edis Media. It's me, Samu! Buongiorno raga, buongiorno e bentornati a un nuovo episodio del Samus Vlog. Lo so, voi vi starete chiedendo che cosa ci faccio nel bel mezzo del centrocampo di un campo vuoto. Sì raga, sono in Sardegna perché una coppia di amici si è sposata. Tantissimi auguri Giacomo e Claudia, è stata una festa fantastica. Ma ieri, dato che con la traslo, come sapete, siamo sponsor ufficiali del Canonao Yerzupiki, la squadra dove sono cresciuto, sono venuto a vedere la prima partita di campionato. Però questo episodio non c'entra nulla col calcio, o meglio, più o meno. Il fatto è questo: ieri, venendo a vedere la partita, ho rivisto il campo dove ho passato più di 20 anni. E a parte un po' di emozione, dato che in questo vlog parlo di business, di marketing e tanto altro, ho pensato a tutte le cose che il calcio mi ha insegnato e le cose che dal calcio ho applicato sulle mie aziende, nel business e nella mia vita in generale. Con l'attraso siamo main sponsor dello Yerzu. Voi mi direte, ok, perché lo fai? C'è un ritorno d'immagine? Sicuramente c'è un ritorno d'immagine, ma c'è tanta voglia di dare indietro almeno un po' di tutto quello che lo Yerzu, la società, i dirigenti, gli allenatori, eccetera, hanno fatto per me negli anni. Se pensate infatti a 20 anni di calcio, 20 anni a correre sotto la neve, sotto il sole, sotto la pioggia, però se pensate anche a 20 anni in cui i dirigenti e gli allenatori si prendevano cura di noi e ci portavano in giro, la benzina, mangiare, il tempo soprattutto, che come sapete è la cosa più preziosa che abbiamo. Quando ci penso oggi mi ritengo stra mega fortunato di aver avuto la possibilità di essere in un gruppo del genere e di aver trovato appunto una famiglia del genere. In particolare c'è stato un allenatore che mi ha seguito per gran parte della mia carriera calcistica che si chiama Antonello e non finirò mai appunto di ringraziare lui, di ringraziare naturalmente tutta la società e tutti i dirigenti, ma in particolare lui, perché spesso sottovalutiamo l'importanza che può avere una squadra, lo sport, una famiglia come quella che può essere la squadra di calcio da quando siamo piccoli, perché io ho iniziato quando avevo 6 anni. Sottovalutiamo l'importanza che possono avere queste figure nella crescita, nella vita di una persona. Antonello infatti per me, come per gli altri ragazzi credo della mia squadra, del mio gruppo, è stato molto più che un allenatore, è stato un mentore, è stato l'allenatore che mi ha preso da quando avevo 6 anni e con cui passavo 3-4 giornate alla settimana, perché ci allenavamo 3-4 volte più la partita. Le cose che ho imparato, le cose che ha provato a insegnarci, i valori che ha provato a insegnarci, molte di queste cose sono riuscito a prenderle e applicarle non solo nella vita ma molto anche nel business, dato che è un vlog di business e marketing, e sono cose che mi sono tornate veramente veramente utili. Potrei stare ore e ore a parlare, ma ho scelto tre concetti, tre cose che ho preso da questi insegnamenti, che li ho applicate nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto in traslo e ora in Edis Media. Forse per qualcuno questi tre concetti saranno banali, saranno semplici. Il fatto che siano semplici non vuol dire che poi tu vai ad applicarli tutti i giorni, mentre stando a contatto con un allenatore così, con un gruppo così, che ti trasmette questi concetti tutte le settimane, fai tu queste leggi, diciamo. E comunque dalla mia posso dire che sono stati fondamentali nel permettermi di costruire traslo e di portare traslo al punto, alla società che è oggi ad esempio. Il primo concetto di cui vi voglio parlare è quello dell'autostima. Ricordo un aneddoto dove, comunque Yerzu è una piccola comunità, siamo 3.000 abitanti, facciamo un campionato regionale dove c'erano squadre veramente forti e soprattutto c'era una squadra, la Puglia Forti, dove tra l'altro giocava anche Sirigul, l'ex portiere del PSG, attuale portiere del Torino, e questa era una squadra costruita per vincere, dove prendevano, selezionavano giocatori da tutta la Sardegna eccetera. Ma ricordo come se fosse oggi gran parte del discorso del pre-partita, di quella partita appunto che per noi era importantissima. Il mio allenatore infatti
Cristi negli anni è stato bravissimo, secondo me, a infondere tantissima autostima in molti di noi, dove appunto rispettavamo veramente tutti, rispettavamo qualsiasi avversario, qualsiasi squadra, ma non avevamo mai paura di nessuno. Ricordo che io per primo, ma tutta la squadra, eravamo scesi in campo in quella partita convintissimi di poter vincere non la battaglia, ma di poter vincere una guerra, di poter incontrare chiunque, di poter sfidare chiunque. Detto ciò, quella stessa autostima e soprattutto quello stesso rispetto dei competitors l'ho portata nella vita, l'ho portata in traslo soprattutto, rispettando sempre tutte le altre aziende che ci sono nel mercato, ma senza avere mai paura di nessuno e andando soprattutto a competere con aziende veramente grosse che avevano budget grossi e spesso andando a prenderci una grossa fetta di mercato. Il secondo concetto di cui vi volevo parlare è l'importanza di ogni persona all'interno di un gruppo, che sia il giocatore meno bravo, che sia il massaggiatore, che sia la persona che lava le maglie. Antonello ci ha sempre fatto capire l'importanza di ogni singola persona, valorizzando tutti e riuscendo sempre a costruire un gruppo che lottasse assieme e che cercava di arrivare all'obiettivo tutti insieme. Questo è stato uno dei concetti fondamentali anche per Traslo, dove anche se non siamo tutti allo stesso livello dobbiamo comunque l'uno aiutare l'altro e arrivare tutti assieme allo stesso obiettivo senza lasciare nessuno indietro. Terzo e ultimo concetto che vi voglio dare in questo episodio del vlog e che Antonello ci ha sempre trasmesso è stato assolutamente l'importanza del lavoro. Qualsiasi risultato avessimo ottenuto la domenica, che fosse una vittoria, che fosse una sconfitta, il martedì sapevamo che dovevamo appunto salire al campo e, come diceva lui, pedalare, perché comunque è ciò che succede nella vita di tutti i giorni. Puoi ottenere qualsiasi cosa vuoi, puoi diventare anche il presidente degli Stati Uniti d'America se vuoi, ma devi ricordare che il giorno dopo è di nuovo lunedì e devi di nuovo darci dentro, e che se ti culli troppo non reggi mai il livello, ma il livello va giù, e quindi bisogna sempre lavorare un sacco per migliorare, per andare avanti. Spesso il calcio, lo sport, l'importanza che può avere una figura come un allenatore viene secondo me molto sottovalutata. Non si mandano magari i ragazzini o i bambini nel campo sottovalutando tutti questi aspetti, e come società in generale diamo spesso poco credito a queste figure, che però spesso ti possono cambiare la vita, anche perché l'alternativa spesso è stare in strada, magari frequentare compagnie sbagliate e prendere magari una strada diversa che è completamente l'opposto. Mi manca un sacco sto campo. Ho sputato un bel po' di sangue qua, eh. Ok, dalla Sardegna dovrebbe essere tutto. Spero che vi sia piaciuto questo episodio del vlog e che ci sia qualche spunto importante. Nel frattempo ricordatevi che è venerdì, quindi weekend, quindi uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito, e noi ci vediamo al prossimo episodio del Samus Vlog. Buona!